Dai, a sto giro deve funzionare per forza. Siamo in diretta. Io ci voglio credere, Todd, fermamente che siamo in diretta. Per io sono forza. Un po' dubbioso, sono per un po' forza. Dubbioso. Guarda, io saluto tutti perché sono convinto che a sto giro siamo in diretta. Ciao a tutti, amici di Evriai.it per la terza volta. Io sono Morlu. Con me c'è Todd che vi saluta. Questo è B-Side, venerdì sera, e deve partire, deve funzionare. Ci siamo, visto. Lo vedo, eccoci, ci vedo. Vai. Ci vedo. Comunque. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Evriai.it. Tanti cuori per voi. Su B-Side. Lo ripeto per la quindicesima volta, Morlu. Non sì, sì. Qual era il problema stasera? Mi sembra diverso dal solito, però, concordi? Sì, non lo so, secondo me è il disagio che ci ha colpiti proprio preventivamente. Comunque, nel frattempo arrivano messaggi destinati a te su WhatsApp, che avrai occasione di leggere dopo. Arrivano da Francesco. comunque, di nuovo, ben ritrovati a tutti. Stasera giochiamo un titolo molto particolare, un titolo su cui io non ho messo mano, quindi... Ascolta, io già vedo st'immagine, c'è il fondale, è qualcosa di incredibile, ma che cazzo di gioco hai scelto? Mo? Allora, si chiama Press X to Not Die. Allora, visto che dura poco, e non è detta neanche che ci dovremmo riempire un'ora di gioco, detto questo, però non è detta, facciamo un piccolo preambolo. È un titolo che scimmiotta quelle vecchie avventure grafiche degli anni 90 fatte con le riprese degli attori veri, coi filmati, e in cui bisogna fare delle scelte multiple, magari c'è poco tempo per scegliere e poi il video cambia a seconda di quello che fai. Tant'è che lo scimmiotta talmente bene che se vai nelle opzioni video, no, nelle opzioni di gioco, c'è la modalità 1994, che adesso tengo attiva per un po', così avrai occasione di vedere anche tu, che è davvero simpatica, cioè se lo puoi giocare interamente così il titolo, chiaramente fa schifo, però da un po' un'idea generale di... Ok, ho capito, sì, Amiga style, va bene. Amiga style. Comunque, noi dobbiamo, da quello che ho capito, bisogna sopravvivere in questa città con degli zombie. Il gioco, tra parentesi, è in Early Access, questa versione la trovate su Steam a 3,99€, la versione finale costerà 4,99€, quindi se vi fa ridere, se pensate che sia un progetto interessante, magari, ecco, fateci un pensierino. Io intanto, Morlu, scusa, ti interrompo perché, no, son poco mosso perché di là io c'ho lo stream della conferenza della conferenza Blizzard, e ti dico solamente che hanno fatto vedere Anduin Vryn, c'è il trailer di Legion e c'è Sylvanas e Anduin Vryn, e io mi sono tipo commosso adesso. Tu me devi avvisare solo se vedi a caratteri cubitali Diablo, cioè se vedi Diablo tu mi dici fermo. Morlu, se sparano Diablo, se sparo Diablo, chiudiamo la diretta. Chiudiamo la diretta. No, e andiamo a bere insieme, dai. Va bene. Chiudiamo giù lo Zanzibar e tanti saluti alla diretta. Ciao, Evriai, ciao. Io partirei comunque col gioco, anche perché siamo in ritardo e tutto, quindi dai, nuova partita. Va bene. Vediamo. Ah, ci sono anche le difficoltà. Cioè, easy per chi è un pochino lento. Normal per chi ha dei riflessi normali da umano. Difficile se sei davvero bravo. Stupido per il Todd che non ha riflessi. E devi premere i tasti alla svelta. È tipo un grande quick time event. E c'è hard se sei davvero bravo a premere i tasti. E ridiculous se sei un dio nel premere i tasti. Io metterei medium, dai, vediamo un po'. Gioco col pad della 360. Sì. Vediamo un po'. You are really good at pressing button. Siamo svegliati, c'è questo nostro amico che ci dice che sta succedendo un casino. Non sto vedendo nulla, Morlu, quindi refresh la pagina, sono un po' indietro. Aspetta. Ci ha chiesto, aspetta un attimo, ora voglio alzare anche un po' il volume del gioco, così almeno posso sentire. È già al massimo? Ok, no, io adesso non sento ovviamente, però vedo. Ok. Dice, okay, come... ragazzi, cioè, quindi avrete capito che tipo di gioco è. Sì, è un quick time event, tutto live action. Dal trailer sembra molto simpatico, molto simpatico. Poi l'ha trovato Morlu, quindi io mi fido, insomma. Sono i classici giochi del Morlu, questi, eh? Yes, you say? Che cazzo dovresti dire, scusa? No, ma ha detto, è come quel film di merda. Io ho detto, e venne il giorno, no? Non so se l'hai visto. C'era l'apocalisse. Oddio, che sta succede? Oddio. Oh! No, ma... No! Non puoi capire. Scusa, ma perché ti guardo dal bacio? Quanto sei alto?
Oddio. Ma che gioco è? Lui non ha premuto X in tempo. Ma che... ma che cazzo sta... Morlu, ma che cazzo sta succedendo? Ma che gioco è? Where is everyone? Hi, Kitty. Ma c'è anche un gatto. Oh my god, I gotta call Christina. Ma è fuori di testa sta roba, Morlu? No, è fuori di testa sto gioco. Secondo me c'è il Mega Screamer, io te dico. Beh, io adesso non sento niente. Hello? Ok, il gatto. Va bene. Hello? Stai bene? Tutti stanno attaccando. Dai, dovrebbe essere fidanzata. Aspetta, cioè, io sto guardando, ma quindi ha girato tutto in piano sequenza. È tutto un piano sequenza, sì. È un enorme piano sequenza? Sì. Oh my god. Con le scelte. Ok, allora io già vedo in chat, cioè, la gente è sconvolta innanzitutto. Poi c'è, siamo tantissimi comunque morti nonostante il gioco, eh. Che bello, grazie. E c'è Lizzy che dice no vabbè, ma è stupendo. Non so quello che mi ha detto lei, ma... I told him antagonizing Team Edward was putting his life on the line. Hello? Ma Christina? Che sta succedendo? No reception. Seriously? Abbiamo perso la linea. È caduta la linea. I've gotta go get her. Quella ragazza. Ok. Io guarda, è fatto tutto un piano sequenza. Secondo me succederanno una serie di cose terrificanti. No? No reception. Ma che cazzo è sta roba? Ma guarda quanto fa ridere. Allora, no, Morlu, ogni cosa c'è... che devi fare devi premere un tasto. Dimmi. Ascolta, guarda, c'è GabX90 che ci dice: ciao ragazzi, ma siete dei PG? E beh, sì, che sì. Pare? Todd, aspetta. Scelta morale: c'è un tizio assalito dagli zombie. No, l'aiuti. No, l'aiuto? L'aiuto? Oppure sì, posso anche rubargli la bicicletta. Tu sai che io sono sempre illegale. Allora, aiuto. Ma che io rubi la bici? Ma che cazzo di... Ma sta scena che roba è. Ma che... Ascolta, io... No, premi Y per dargli un calcio nelle palle. Thanks, man. Bike thieves sure are getting aggressive these days, aren't they? Ma che cazzo è? Oddio, l'ho visto adesso. No, Morlu, non stiamo vedendo adesso. Sta scena. No, vabbè, ma si gioca in capolavoro, Morlu. Ma è bellissimo. Morlu, è un capolavoro. Guarda quello che sta per terra. Io non ci sto credo. Ma che sta a fa? Che versi sta a fa con le mani? Ma che è? Oddio, la ragazza, possiamo parlarne? Sei carina. Lo so che la lezione... No. Ma che sta facendo con la mamma? Che cazzo? No, io, guarda, voglio vedere che succede se gli dico sei carina, guarda. Ma che cazzo? Devo premere, oddio! Cioè, ma quella era la corsa, veramente? Sì! Quella era la corsa, faceva così la... Fa come nei videogiochi, no? Che corrono in quel modo stupidissimo. Oddio mio. Cioè, ma ti immagini, Morlu, quante... Cioè, quante riprese hanno fatto? Quante riprese devono aver girato? Altro che Morlu Total Gaming, sta roba. Questi sono dei geni. Ma facciamola anche noi una cosa simile. Ma sì, il gioco di Morlu Total Gaming. C'è Passerotto che dice: oh, io disdico subito Fallout 4 e prendo questo. Questa XA. Oh, oh. Perché vai dentro casa della gente? Non è ma la casa della ragazza mia. Non riesco a. Capisce? No, non è bello. Ma basta! Ma, che ma perché ci stanno i mostri a caso? I mostri cinesi, poi. Ma chi... Perché la tua ragazza non ti aiuta? Con cosa? Ah, sì, era la sua compagna a distanza. Roommate. Io dico, damn, you are badass. I know, right? I mean, one minute she's sitting there reading her Hunger Games, catching fire. Allora c'è Sep Zero che ci dice e sicuramente gli daremo retta. Raga, dopo bisogna fare una run completamente diversa e vedere che cosa succede. Beh, per forza. Se poi dura anche poco, ragazzi, tranquilli che lo facciamo. Proviamo a morire, ovviamente, ragazzi. Ma lei? Ale.
Ma diventa hardcore mollo, eh. Volte la trombi anyway, diventa really arco. Guarda con questo sguardo un po' piccante lei, eh. Sì, just sì, oddio, beh, poi il sangue è un po' meno. Wow, col sangue. La verità, eh. I'm gonna go take a shower. Cover me. But che c'è non la fa questo film? Ma perché? Io dico suite a shower scene. Che bello, una scena con la doccia. Ma perché lei mi guarda strano? Premi B per guardare la tua ragazza mentre si fa la doccia? Eh beh sì, dai, subito. E te pare? Diventa Peggy 18, ma vabbè. No! Concordo con Passerotto, ma... Cioè... Noi ancora non stiamo vedendo, eh? No, sono morto! Ma sono morto! No! That's not what's important. What's important is that you're pathetic. Ma sono morto! No! Ma io... No! Anyway, it's really dangerous outside. I almost died just getting here. And then your roommate just almost killed me. And then you stabbed me! Ma non ci sono i sottotitoli, mondo. No! Ma che sola, però! C'è lei che si è arrabbiata perché abbiamo sbirciato. Ah ok, ricominci da qui però. E ricominci da qui, sì. Vediamo. Ieri dico suite a shower scene, quindi non devo premerlo B. Perché evidentemente muoio. No. Va bene, ricominciamo. Ma poi che cazzo devi ma se so gli appiccichini sul muro dei dinosauri sono messi in merda poi sti appiccichini, ma che roba è? Ma io dicevo scusa, ma la tua ragazza ti pare che non puoi andare a spiare? No, ma poi perché c'è scritto washroom sulla porta? No, oh, vabbè. Perché c'ha sta foto di sto pagliaccio spaventosissimo? Ah, vedi io perché è così alto? Mi sa che c'ha la GoPro sulla testa. Beh, grazie al cazzo, però vabbè. Sì, però... Vabbè, sospensione della realtà, eh. Ok. Io l'avrei messa, che ne so, davanti alla faccia, la GoPro, un qualche sistema per fare una visuale. Cioè, in quel modo sembra davvero che sei alto 2 metri. Oh, clean. Ha dato lo straccio, lui. Questo era la migliore uso del mio tempo. Alright, so what's the plan? Ok, la ragazza è pronta. Sembra quanto parire. È arrivato anche il mio squall. Ciao. Ciao. Ritrovato. Ok, well, let's go get it. Fatta, a posto. Ma che è? Basta. Ma che scena? No, devi vedere come si attacca la gente fuori di casa, Todd. Ma fa... Io non so se dire che sto gioco è fatto benissimo o fatto malissimo. Ma io andrà giocato sicuramente in modalità 94. Per forza. Secondo me in modalità 90 capolavoro, Qui fuori si stanno ammazzando. Non mi sa che stiamo andando a recuperare un'automobile sul retro. Però scusami, cioè comunque prima vedevo c'erano tutte le macchine distrutte. Ma come cazzo ti sporgi da sto muro? Beh, ma se giochi a COD più o meno sono questi i movimenti. Ma insomma, no, cioè no. Prima vedevo che c'erano, cioè nel senso tutte le macchine distrutte. Vabbè, oddio, macchine distrutte. Cioè quindi vuol dire che ci hanno comunque speso. Sta scena. È chiaramente inverno, dove cazzo andate vestiti in maniche corte? Io non ho capito quello che mi ha chiesto. Io gli rispondo, però il potere del nostro amore. Perché mi ispira. Right. Cioè, praise the moon, che dice, ma cosa sta succedendo? Press X to not die. What does that mean? Allora c'è Seth che ci chiede, forse è arrivato tardi, cos'è la modalità 94? Allora, cos'è? La modalità 94 praticamente ti rende lo schermo tutto spixellato come un gioco dell'Amiga e basta, finisce. Però fa un sacco ridere, secondo noi. You're not very good at it. Ow! Sorry, yeah, I've noticed that too. Mi sono beccato un pugno in faccia dalla mia ragazza. Bello poi, Ma come scappa qui? Oddio! Oddio, no! No!
No, Todd, no. È successa una cosa bellissima. Devi vedere come scappava quel cinese dietro di lei. Aspetta che non lo vedo ancora, eh? Ma che papà, perché? Vabbè, ma è in delirio. Seth costa 2,90€. 3,99€ costa. 3,99€. No! Non ce l'ho fatta in tempo? Oh shit, oh crap, oh fuck. No, bellissimo. Ma è difficilissimo. Ho picchiato una vecchietta. No, di una vecchietta. Una presunta signora. Ma io sto sconvolto. Is she gonna be okay? Oddio! Ma che cazzo, ma come è vestita sta vecchia? Ma che cazzo? Todd, ma quanto è bello sto gioco. Ma noi ci volevamo prima di questa esperienza. Ma che cazzo è trovato sto gioco? E questi sono giochi che scovo io su Steam, vagando. Io questo l'ho mandato. Ma cazzotti? L'ho mandato a porta, gli ho detto, senti, ma questo come lo vedi? Me l'ha giftato 5 minuti dopo. I don't know. Oh, è arrivato anche Dimitri. Ciao Dimitri, ben ritrovato. No! Ma ha sparato. Ma ha sparato nelle palle. Ma hanno sparato anche loro nelle palle. Dove siamo adesso? Scusa. Ma che è una farmacia? Sì, perché questo qui mi ha sparato? Ma questo, comunque non so zombie morlo, è tipo Crossed. Cioè sono pazzi. Sono pazzi. Sì, è tipo Crossed. Cioè, sei morto, you got staple nuts. Cioè, staple gun in the nuts. Cioè. Ma dai, ma. Io sono rimasto conficcato con un chiodo sulla mano. Ah, adesso sparo io? Mi sto sparando dei chiodi. Addosso. Lo prendo a cazzotti. Ma è bellissimo. È bellissimo, Tony. Ti prego, prendiamo una GoPro e facciamola anche noi. Una cosa. No, no, Morlu, dai, famo sta cosa. Quindi cosa, lo stai piantando al suolo? Sì, coi chiodi l'ho fissato. Beh, col camice. Sul pavimento li piedi. Sì. I don't like this. Mi ricorda molto quel video dei russi fatto con la GoPro. Bad sì. Motherfucker, te lo ricordi? Sì, ha fatto un pochino peggio questo. Sì, fatto un pochino peggio. Adesso guarda, lo riposto perché quel video è un capolavoro assoluto, secondo me, eh. Ma che poi arrivano all'improvviso ste cose? Ma che è un cinese con un ciao? Cristina! Ok, io intanto lo riposto qui e ditemi se non è la stessa cosa, eh. Poi non guardate le tette dell'anteprima lì di YouTube, però insomma è quello. Oddio. Ma che poi cambiano di continuo, quindi non so mai cosa aspettarmi, ma è fantastico. Try that door. It's locked. Cover me. I'll pick the lock. You know how to pick locks? Ma è fighissimo, yeah, Todd, non mi puoi dire no, dai. Ah, vabbè, è un capolavoro. È geniale. Cioè, te pensa. Allora, vabbè, adesso, a parte che questo di qui ha fatto con sì e no 4 euro sto gioco. Sì, però tu pensa a farlo bene, ma anche solo della qualità di. Che ne so. Bad Motherfucker, il video quello là che ho postato io. Cioè, te mai sarebbe. No, cioè, sbaglia. Comunque, un'esperienza carina. Vaffanculo. Mi fa venire i dubbi. Cioè, mi dà ste combinazioni di tasti. Vaffanculo, va. Niente. Ma perché c'è un giocatore di hockey? Non c'è un perché. Sono tutti pazzi. Ma che gli sta facendo? Gli ha messo la maglietta. Gli ha messo la maglietta in faccia. Mo l'ammazza. Ah beh, certo, giusto. Ma guarda che ride sta scena. Cioè, yeah. Ti sto vedendo che sta facendo a cazzotti con sto cazzo di. Ho preso una scopa. Togli la maglietta, mo. I think I've got it.
Booyah. Il passato dice, ma sbaglio, ce l'hanno tutti con le tue palle? No, no, mi sembra... Cioè, penso che muori solo con danni alle palle. Ma sono i colpi critici, giustamente, no? How did you do that? Same way you do it. I pressed X. How do you know about this? Comunque, è una sorta di metagame qua, perché tutti, cioè, c'è gente che è consapevole che tu per sopravvivere devi premere X. Stanno facendo riferimento a sta cosa. Io, visto che non sto ascoltando minimamente cosa stanno dicendo, gli chiedo, do you like chocolate? Ti piace la cioccolata? Ma questa che sembra tipo Drew Barrymore dei poracci? Ma chi è? Officially, I don't even exist. Mattia 109 dice, ma il Zen, ma non c'ha senso, ragazzi, stasera è surrealismo videoludico. Sì. Ragazzi, questo gioco mi sembrava così bello che ho pensato a tutti voi che ci seguite tutte le settimane, ormai da mesi, ho detto, questo non posso non offrirlo ai nostri spettatori. Eh beh, per forza. Però mi sembra più buono. Adesso non so te, Moro, però io sceglierei la dottoressa al posto della tua. Guarda, sì, adesso, sì. Adesso di profilo, non so, la ragazza tua ha un nasone, non mi piace. Dai, andiamo per Drew Barrymore dei poracci. Military reward. Your brains. Our brains. Yeah. So, life is literally a video game now. Wow, that's really meta. Ma veramente hai detto sta cosa? Sì, gli ho detto, è molto meta, sì sì. Noi siamo tipo consapevoli di essere in un gioco. È bellissima sta cosa. Wait, Christina's a gamer? Vabbè, io intanto qui sto vedendo una mappa. No, un attimo, c'è stato un momento bellissimo dove ha scoperto lui che la sua ragazza è una gamer e lei l'ha guardato e ha fatto, è Angry Birds. Va bene. Kind of is like a zombie apocalypse, isn't it? Ah, è arrivato il capitano. Grande capitano. I don't know if something went wrong or if someone intended for this to happen. Non niente, passo versione videogame. No, no, lo famo. Oppure famo Softair, aria compressa. Famo il videogioco di Softair, tutto girato così, live action. I don't seek escape. I only seek atonement. Here. Take a weapon. Passerotto con 10 euro, sì, ci ricoprono tutte le spese e ci vanno anche a mangiare la pizza, assolutamente. Todd, un attimo, posso prendere tre armi, cioè la mazza da baseball, la motosega e la spada fatta con palloncino. La motosega, da, oddio, no, aspetta, lasciamo decidere alla chat, Morlo, puoi aspettare? Tanto è ovvio che scelgono la Balloon Sword, ma che cazzo di domande fa? Ragazzi, adesso quello che vedete, a voi la scelta, vai! È arrivato anche Atomic Dragon e noi lo salutiamo. Mi raccomando, Atomic Ciao. Dragon, vedi di partecipare anche tu a questo fantastico sondaggio tipo Lion Trophy Show. Voi scegliete quale arma il Morlo si dovrà portare dietro per il resto della sua avventura. Mazza da baseball, motosega o spada dei pagliacci. Il palloncino. Beh, no, aspetta. C'è Xerox però che ti vuole bene. Ha detto la mazza da baseball. La spada. Ma perché? Ah, prendo la spada, penso che ormai dai. È andato. Spada, cioè, guarda, manco li voglio vedere, tanto Morlo hanno già vinto, dai. Liz invece dice la motosega alla Doom, ma secondo te funziona poi quella? Secondo me manco si accende. No, non me l'ha fatta prendere lei. Mi ha detto, prendi un'arma vera, mi ha fatto. Beh, giusto. Che prendo, la motosega o la mazza? No, vabbè, la spada balloon... Ah, non te l'ha fatta prendere la spada? No, non me la fa prendere. Dice, dai, coraggio, prendi l'arma vera. Ah, motosega. 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 Right. Dai, motosega. Good choice. Adesso voglio vedere come c'è l'interazione. Oh, c'è Dimitri che ti dice, insisti. Rifini il pallone. Funziona? Adesso vediamo un po'. Tutti sta faccia, ma non ho capito. Ti guardano tutti con sto fare un po' provocante. Sì, ma sembrano tutti tipo Dennis la minaccia, ma che roba è? Oddio, pagliaccio. Todd, c'è un pagliaccio di zombie. Io ti dico solo questo. Io e te ci siamo capiti. Eh sì. Vedi, bianco.
dato su che la catena non gira e si sente solo il rumore. Why does it have to be a clown? Ma, ma dai, c'ha anche le scarpe col fischietto. Ma queste quelli di vicino a casa nostra, dei no. pranks. Eh sì. Ma che... Dai, fai i rumori della Warner Bros. Guarda sta scena. No, vabbè, ma ascolta sto pagliaccio inquietante. Ma che faccio già? Ma infatti, se sei F-Zero ti dici, ma avevi la motosega, ma che cazzo è no? Infatti sì. È sempre più incalzante comunque, eh? Ma infatti vedo che il ritmo cresce, eh? Sì, sì. Dai, ammazza sto pagliaccio! Ecco, vedi Dimitri che giustamente alla nostra Wikipedia portatile dice Why does it have to be a clown? Che è Zombieland, ha trovato la citazione. Ma dice che è pieno di citazioni sto gioco comunque. Oh my god! Ma perché lei guarda e non fa un cazzo? Non fa un beneamato cazzo dall'inizio del gioco. Where did you get this? Perché il pagliaccio ci aspetta. Ma che faccia c'ha? Ma che faccia c'ha sto pagliaccio? Ma che è sta cosa? Poi ti aspetta. Uccidilo! No! Ma che è la Duffel Bag? Dimitri, per favore, traduci. Che cos'è la Duffel Bag? Ammazza sto pagliaccio! Dai! È morto? Let's finish this! Ma comunque, ma che faccia ha fatto? Oh, la motosega! La motosega! Sti escamotage, guarda. Oddio, che ride. Gross. You stabbed your roommate with a kitchen knife. Point taken. Come on, let's go. Lei t'ha detto tipo... Vabbè, io sono sconvolto. T'ha fatto grossa, ha detto no, è schifoso. E lui ha detto, le ha risposto, tu hai accoltellato con un coltello la tua roommate, la tua compagna di stanza. E lei ha detto, ah ok, è vero. Un po' però mi dispiace che non c'è il doppiaggio, eh. Cioè, scusami, i sottotitoli. I sottotitoli arriveranno nell'edizione completa, dicono. Ma adesso guidiamo anche Morlu? Oddio. Morlu, com'è il modello di guida? Guarda, è molto realistico. È molto realistico. Vorrei un tuo parere sulla grafica. Altro che Drive Club. Va che abitacoli, Dio buono. Va che lavoro. Reflexes, buddy. Ho risalvato un'altra volta il ciclista dell'inizio, Casualmente. Per me prima o poi l'ammazza. Sì, oppure c'era un ruolo importantissimo. Che lavoro. Stiamo entrando in una casa, penso. Si sentono dei rumori su sfondo nero. Vabbè, però quindi non ci fa vedere il viaggio. No. Vabbè. Ah, è una cioccolata calda con i marshmallow. Ma perché stiamo sul divano con la ragazza nostra durante l'apocalisse? Poi l'apocalisse di che è morto, ma si è capito, ma hanno detto qualcosa di cosa cazzo sta succedendo? Ale, vedi, premi A per baciare la tua ragazza. Che cazzo? Ma che stanno mangiando? È la cioccolata calda con marshmallow. Perché c'ha quel colore? Oddio mio, da vicino sembra ancora più brutta. Ma perché c'è il ciclista in casa con noi? Well. Ma che braccio peloso c'ha lui, fra l'altro? You didn't run over me with your car. So. Yeah. Oddio mio, non ho visto il ciclista Morlu. Perché c'è il ciclista? Really tried to watch your girlfriend shower? You big pervert.
Ma mi sa che ti ha detto, ha dato una risposta della serie. È qui perché no, non l'abbiamo investito con la bicicletta. Ma è finito? Ma non ci credo. Ma è finito così? Ma che cazzo di gioco è? È durato ma mezzo. Che, ma chi è, costume design, no? Ma Liz Adler, ma che è? Ma dove era il costume design? Adesso ricominciamo facendo altre scelte. Dai, dai. With Christopher Leon as the player. Vabbè. C'è anche un punteggio addirittura. Ma su cosa? No, vorrei il tuo commento su sto gioco. Dai, un commento spassionato. Io non so, Morlo, io so sconvolto, non so veramente quanto. Perché punteggio è 14.110 sulla base di che non si sa. Oh, ma io posso mettere anche che il punteggio si aggiorna in tempo reale. Mo' l'abito. Ah, chiaramente lo giochiamo in modalità 1994. Adesso 1994. Abbiamo 20 minuti e per forza. Ah, posso scorrere la svelta così? Ok, adesso rifaccio. Vai, vai. Tornerai in Press X to Not Die Dream Warriors. Ci abbiamo messo 28 minuti. Abbiamo visto il 38,9% delle cose che si possono vedere. Com'è il 38,9? Neanche la metà delle cose abbiamo visto in realtà. Ok. Adesso vediamo un po'. Che cazzo dobbiamo fare? Vabbè, dai, saranno riprova. Tante altre scelte. Vai, riprova. Magari se lo giochi 1994, la tua ragazza è più bella. Tra l'altro, perché c'ha le tette immense sulla schermata questa qui, principale? Non lo so. Non si capisce. Vuoi che lo metta in difficile? Almeno diventa ma bello. Ma sì, sì, dai. Ma lo metto in difficile. Difficile 1994. Oddio, fa impressione. Mamma mia. Is just attacking everybody. It's like that shitty M. Night Shyamalan movie. No, that was the good one. Never mind all that. Okay, faccio anche scelte diverse nei dialoghi. Oh, ascolta, 1994 è bellissimo. Press X to not die. Ma che spettacolo, è bellissimo. Good job, dude. In questo senso metti? Io ci avrei messo la sirenetta. Oh my god! Lui ha risposto: no, quello era il film bello di Shyamalan. Vedi? Alle alte difficoltà devi premere molte più combinazioni di tasti. Sarà un casino, Todd. Ma lui perché è rimasto lì a guardare? Where is everyone? Hi, Kitty. È fighissimo così comunque. Oh my god, sembra davvero uno di quei vecchi giochi. È renderizzato in 320x240 a 256 sì, colori. Sì, guarda, hanno fatto tutti gli aloni. Oh my god. Sembra un'eterna GIF. Eh sì. È un enorme GIF. Che dice la chat di sta modalità? Dicono tutti che è bellissimo, mo. Well, yeah. But it's still a tragic. Hello? Christina? Ci va via il segnale un'altra volta. Vedi, la rigiocabilità. Questo come fai anche a fare la recensione di sto gioco? Questo è senza voto. Oddio, no, vabbè. Francesco non sarebbe d'accordo. Intanto qui vedo i coreani che si sfidano a StarCraft. Ah sì, già hanno iniziato? Sì. A sto giro prova a rubargli la bicicletta, scusa, eh. Sì, adesso allora, fai tutto l'opposto di quello che hai fatto prima. Sì.
Ma what the fuck? Dai, sono passato con la bicicletta sopra il tizio morto. Stop hitting me! Sorry, buddy. Ecco, vedi il punteggio che sale? Eh sì, a seconda di quanto ci metti. Ma è bellissima sta cosa. Vabbè. What the hell? Ah, vedi, in questo caso adesso. No! No, mi sono schiantato contro il BMW. Ma c'hai. Cioè, l'hai visto che c'hai il campanello di Capitan America? Sì. Sì. Ah, beh. No, ho sbagliato! Sono morto. No. Cazzo, ma è difficile, eh? No! No, ma cambiati i tasti! No, vaffanculo. No, io non ci sto capendo un cazzo, morto. Non ci sto capendo un cazzo. Vabbè. Cosa? Ma quanto è difficile! Ma hai visto quello che devo premere? Cioè, non lo so, dici quella ragazza, dici? Adesso vedrai. No, sì, ciao, io sto gioco non lo potrei mai fare. Non c'ho le capacità cerebrali. No, no, è meglio StarCraft a sto punto. Ma non si fa. Ma in impossibile come fai? Non lo so. Questo è dedicato a coloro che odiano i quick time events, proprio. Dai! Ma dai! Ma sto morendo, ruota! Mi ho anche raffreddato! You were knocked down by a chemistry book. Dai! Oh, e non c'è verso, eh. Ma è già così difficilotto? Oh, io non ce la faccio più veloce di così. Questa ha fatto la tastiera, col pad che cazzo fai? Ah, ma te li toglie quindi i punti? Mica ci avevo fatto caso. Sì, ogni volta che muori. No, Toddy, non ce la faccio. Comunque siamo 200 persone, porno, è arrivato. Non ci credo, ragazzi, grazie. È arrivato Corona adesso e dice ciao ragazzi. Dai, ma gliel'avevo fatta! Gliel'avevo fatta! Era fatta! Sì, dai! Moro, ma siamo all'inizio, ma c'è. È impossibile! Ale, mo moro lo rage quit, eh. No, oh, non ce la faccio io. Oh. Mi sto a spaccare le dita, mi sto a fa male, Todd. Sul serio, non sto a scherzare. Prima stavo a giocare a cazzo, adesso mi sto a impegnare. Sì, 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 l'ho fatta. Ma mi sa che noi ancora vediamo quello. Sì, sì, sì. Cioè, ci ho più fatto fiatone io di lui. Ci ho provato da sta cosa. Cristina? Cristina? Cristina, dove sei? You're just in time. My roommate is. Oddio, mamma attacca l'altro zombie, la roommate. Guarda, oddio, io l'ho fatta salvarmi, non so come. Ah, sono salvato. Ma finché sono due, ma quando devi premere tre tasti contemporaneamente è diabolico. Ah, io sono sconvolto, Mod. I'm fine. I mean, one minute. Sono sconvolto. Sì, sta difficoltà o dal gioco? No, no, c'è l'idea che c'è dietro questo gioco è incredibile, secondo me. No, è assurdo. Think that's it. It's the whole town. Cioè, allora io dico, qui
però secondo me è necessario farne un po' più le cazzate, cioè deve essere veramente lungo. Eh sì. Dovrebbe ma essere. Ma dice che hanno girato 200 scene per fare sto gioco, sai? Anyway. No, infatti me l'avevi detto. Vabbè, dai, 200 scene. Cioè, dovrebbe, guarda, secondo me dovrebbe essere un gioco almeno almeno da un'oretta e mezza, due ore. Sì, sì, sì. Sei d'accordo? Sì, almeno viene proprio un film interattivo. De merda, però un film interattivo. Beh, magari che ne sai, magari riescono a farsi notare questo progetto, poi al prossimo fanno una campagna su Green Light, Kickstarter, sì, quello sì, che sì, è. Sì. Allora. It'll be fine, just watch the door. E io non la guardo la ragazza che si fa no, no, anche perché t'ammazza se no, scusa, ma di Are you crazy? We don't have time for that. Vai. Sì, e tanto comunque mi dà l'occasione, ma questa è pazza. Ragazzi, l'insegnamento della serata è non spiate mai la vostra ragazza sotto la doccia perché vi infizza con una katana. È l'insegnamento sì, esatto, di sto gioco. What a mess. E adesso? Sai, io non ho capito una cosa, Todd, ma saranno rirenderizzati in qualità schifosa i video, penso. Oppure è un filtro, dici? È un filtro in tempo reale questo. Dici un filtro real time, sì. Perché è fatto benaccio comunque, cioè rende molto l'idea. Ma sì, è un filtro real time. All right, so what's the plan? Giustamente dici tutta la grafica di sto gioco un filtro è peso. Sì, no, ma non lo rende, cioè non avrebbe senso rirenderizzarlo di nuovo. A tiro onesto dice non sarebbe bello vedere un film di Metal Gear Solid interattivo, però Metal Gear Solid oddio, lo devi fare bene, A parte che lo devi fare benissimo. Poi non so se si presta tanto bene. Io ci vedo figo un film d'azione, ecco, un film veramente d'azione, ripeto, come il video che vi ho postato prima, lo riposto a sto punto. Sì, quello è figo. Bad motherfucker. Cioè, sti due non si possono vedere che fanno a schiaffi, guarda. No, fanno troppo ridere. Cioè, fra l'altro, anche gli oggetti di scena sono sempre quelli. L'hai vista che la mazza da baseball qui è la mazza da baseball che trovi dopo tu? Cioè, ma è sempre la stessa, non ci avevo fatto caso. Ma dai, l'avranno fatto con davvero... No, questo è un gioco fatto con budget zero. Sì, con 15 euro. Bellissimo. È giusto un po' di tempo per fare riprese, i trucchi, gli effetti speciali. Secondo me ci hanno messo meno... di quanto ci abbiamo messo noi a fare Until Dawn, no? Maybe not. Matt wasn't affected either. He told allora, adesso c'è la scena della vecchia. Adesso c'è la vecchia. What does that prova mean? A non colpirla, vediamo che succede. But I kind of feel like I've been doing it. No! Ma ha colpito! Dai, erano tre tasti, ma che scena! Yeah, well, you're not very good at it. Oh. Ow! Vedi, dovevamo metterlo difficile dall'inizio, yeah, sarebbe stato più stimolante. Do you think there are other people like us? People who are okay? Why does everyone keep attacking me? Quindi col cazzotto c'è di niente, siete cazzotti, giusto? Perdi solo i punti. No, aspetta, non ho capito se hai sparito per un po' e hai fatto Dario Fo. No, dicevo, cioè se ti prende a cazzotti, cioè il cazzotto questo che prendi adesso, cioè non succede niente, la storia che muori. No. Dai! Ma io l'avevo fatta! Vedi, sono state sempre via. Quelli... Ma l'hai visto con chi sta litigando? Secondo me sta litigando sempre con la cinese. Quello là con la mazza da baseball sta litigando con la cinese che hai ammazzato prima. È solo che è vestita in un altro modo. Dai! No! No! Adesso vedrai cosa è successo. Non l'ho colpita la donnina.
No! Ma no! T'ha impizzato nelle palle, magari. Adesso vedrà. Oh, poi no, sta... so... ok, poi ti prendono ammazzati pure gli altri. Ok, questa non l'avevamo vista l'altra volta, sta morte, infatti. Sono rimorto un'altra volta, non volendo. E allora Morlo la devi ammazzare. E pensavo fosse una simpatica donnina, che ne so. Niente. Che tragedia. Adesso mi impegno, eh. Dai, eh. Oh, gliel'ho fatta. Mori, stronza. Vaffanculo, sta per terra. E io ancora sono alla scena quella di Morlo. Dai. È una pazza furiosa. Poi non è nonna per un cazzo questa. No, no, infatti. Perché c'ha il bastone? È chiaramente tipo una 45enne quella, tenuti malissimo, ma non è vecchia. Ma guarda poi... Prende a calci nelle palle i mostri. Sì, no? Sì, vabbè, è un'ossessione, eh. Anche sta cosa che tu muori solo con colpi critici alle palle è fantastico. Oddio, c'è questo come spara i chiodi? L'ho schivato, attenzione. Vabbè, adesso che c'è il momento del laboratorio, no? Tipo Resident Evil, che alla fine sì. Sempre nel laboratorio. Questo che senza nessun motivo c'ha una cazzo di sparachioli. Do you wanna try that again? Dai, ma non me la dovevo manco il tempo! Do you wanna try that again? Oh, che l'ho fatta. Cioè, praticamente, cioè, tu hai provato a colpirlo e non l'hai preso? Non l'ho preso e non l'ho preso neanche la seconda volta, ho preso la terza. E c'è la ragazza tua che ti fa: "Do you wanna try that again?" No, non ci credo. Ma c'è come lo stai schi... Ok, vabbè. È incredibile. Guarda, sicuramente non puoi dire che sto gioco non faccia ridere. No, ride fa ridere, certo. Attualmente c'è veramente il nulla, eh. Cioè, dovrebbero... Il nulla. Sì, c'è il nulla. Cioè, ripeto, a me le idee così piacciono, però insomma, questa è fatta un po' troppo cheap, fatto dai. Cioè, un po' troppo cazzo, è troppo, sì. Poi per me è questa cosa, eh. È arrivato il terzo. Ma che roba è? Aspetta, ma questa non si era vista l'altra volta? Sì, si era vista. E chi c'era il logo della Ubisoft sulla porta? Non ci ho fatto caso. Dai! Perché questo è il cinese. Ce n'è anche pieno dei cinesi. È tostissimo, dai. Ah, c'è un'altra volta quello con la tenuta da hockey. Cioè, gioco poco che dice: "Madonna mia, ma che è sta merda?" Sì, no, infatti c'era dire anche sta cosa, come dici appunto, gioco poco che... Cioè, non solo c'è quasi nulla, però anche il livello degli attori è proprio... Un po' sono volutamente cretini questi. No, mi ha fatto male volutamente. Però... Sì, vabbè, però cioè, mi sembra oltre il demenziale. Diciamo così, che abbiamo fatto sta live. Allora, se il progetto vi è piaciuto, siete liberi di continuare a finanziarlo, eventualmente comprandone la copia, anche se praticamente l'avete visto. Anche se uscito dall'Early Access ci sarà altra roba, hanno detto, qualcosina in più. Sì, vabbè. Se no se va fatto cagare, avete risparmiato i soldi. C'è da dire Morlo che comunque costa 2€. Sì, costa talmente poco, ragazzi. Lo vuoi finire? Vuoi ammazzare il boss? Non so come farai. Non lo so. Ci vuoi provare? E tanto ci siamo quasi. Dai, sì, oramai fallo.
I think I've got it. Huh? Io sono raffreddatissimo. Questi sono ancora i postumi di Luca. Ma senti io che cazzo di voce che c'ho? Oh, qui, oh, buoni, qui mi si è spenta la conferenza della Blizzard, eh. Fermi tutti. Ed è finito il ticket, Toro. Era gratis. Ma io sto ma io sto a vedere StarCraft, eh. Sì, sì. Ah, tu stai guardando i campionati? Sì, ci sono i campionati di StarCraft. Protoss contro Zerg. Cioè, Hero contro Tassi. The purpose was to make performing combos with dodge an attack, press X. Stab someone with a sword, press A. Skip the years of training it would normally take to develop such skills to an expert level. Vediamo un po'. Pretty much. Comunque sì, stavolta sono d'accordo anch'io, devi insistere sul palloncino, eh. Va bene, vediamo che succede. Ma che hanno 20 Protoss? But the drug doesn't work on everyone. In fact, most people it drives mad. We found that only so-called gamers could handle the rewiring. Only gamers could understand being able to perform karate or reload their rifle being as simple as pressing a button. Ma adesso, per esempio, no? Che cazzo si stanno dicendo? Ma vedi, ho capito. Dovrebbe esserci tipo un virus, da quello che ho inteso, che rende la vita un videogioco, solo che se tu sei un gamer non subisci la follia che ti dà. Che cazzo vuol dire? E infatti è per questo che lei ha detto, lui ha detto, ma tu giochi alla ragazza, e lei ha fatto, gioca Angry Birds, capito? Quindi se tu non sei un videogiocatore diventi pazzo, se sei un giocatore la vita diventa un quick time event. Bello, eh? Mamma mia. I didn't do it. Mamma mia, che storiona proprio. I don't know if something went wrong or if someone intended for this to happen, all I can do is try to help. Here, take my keys. My car is in the parking lot. You can use it to escape. Aren't you coming with us? I don't seek escape. Allora, I don't c'è Cage che ha appena postato la news e i prezzi, ma l'avevamo già visto prima. Insomma, per chi non avesse seguito la conference del BlizzCon, la cerimonia d'apertura, gli consigliamo caldamente di farlo subito e di rimediare, sì. Perché ragazzi, news incredibili, chiaramente per chi è affezionato al mondo Blizzard come noi, cioè a me mi ha preso un coccolone un paio di volte, mi sento male, cioè hanno annunciato, ragazzi hanno annunciato Tracer su Heroes of the Storm. Oh, ragazzi, qui è la follia, eh. Comunque, però insomma hanno detto anche che Overwatch, per chi si fosse connesso ora, insomma, fosse perso anche tutte le news sul sito. Fermo, ho preso il palloncino! Me l'ha fatto prendere! Buoni tutti. Ne parliamo dopo Cage. Ho fatto prendere il palloncino. 10 su 10. Si poteva fare, sì. E adesso? Però adesso come ammazzi il clown, scusa? Boh, col palloncino penso. Dai, boss finale. Hello? Madò, quanto sarà difficile, Tor. Ok, prima è andato. Clown? Why does it have to be a clown? No, c'è il tempo di risposta bassissimo. Cioè? Cioè, devi farlo in pochissimo tempo. No, mi sono distratto. Non ti posso neanche parlare, guarda. C'ho pochissimo tempo per premere il tasto. È impossibile. Cioè, Serf dice, ti permette di prendere il palloncino. Estrema attenzione per i dettagli, 10 su 10, real.it. È vero, cazzo, ragazzi. No, ho sbagliato. Lo stiamo vedendo adesso, eh. Non si capisce neanche che bestia è, comunque, questo. Dai! Ma la cosa che fa ridere è, cioè, come ti tira sto cazzo di birillo, ma è fantastico, proprio, cioè, tipo un ciavoia, come si dice. Comunque ti dicono, Morlo, che sei una pippa nei quick time event, te lo dico. È vero. Ma è difficilissimo, ragazzi, c'è davvero poco tempo. Io. È difficilissimo, raga. Vaffanculo, vaffanculo. Cioè, c'hai una frazione di secondo per farli.
Dai, dai. Dai, mori. Parlo per ora hai fatto più punti di prima, te lo dico. Sì, è ma perché evidentemente la difficoltà va a fare. Avevi fatto tipo 14.000 prima. Se non perdi troppe volte ce la fai. Dai, gli schiaffi così è bellissimo. No, non finisce più sta cosa. E poi vedi, sì, c'ha proprio il frame nero e torna indietro, come diceva prima Seth. Sì, sì, adesso ci ho fatto caso pure io. Morlu! Occhio, eh! Ah, ma dai, ma ha rotto un piede! Quindi? Sono morto. Ma ha girato un piede in un modo orribile. Dai, 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 gliela facciamo, Todd. L'ammazziamo, clown. L'ammazziamo con la spadina di plastica. Palloncino. Dove gliela picchi? Sono curioso, eh. Lo dobbiamo a tutti sti poracci che ci stanno seguendo stasera con sto gioco del cazzo. Ragazzi, grazie. Siete troppo gentili. Cioè, no, noi siamo ancora di più, se abbiamo superato i 200, No, troppo. Basta, ragazzi, noi siamo troppo contenti. Ci volete troppo bene e altrettanto, veramente. Vaffanculo. Ok. Mi sembra di sta fai i giochi vecchi, quelli tipo del wrestling, che devi premere tutti i tasti. E sto Udite messo così, sul rosso. Dai, dai. No, non gliel'ho fatta. Dai. Che cazzo. Dai. Ma dai, ma ci ho messo una frazione secondo in più. Ma soprattutto, ma perché lei non fa un cazzo? Ma come no? Ma come no? Ma gliel'ho dato. Sto perde punti, Todd. Ascolta, se sarei iscritti su sto gioco, le licenze non every eye, te lo dico. No, no, ma io la faccio. L'ho fatta? Forse? Che era poi sta carezza così che gli ha fatto? Ok, Todd. È il momento di usare la spadina a palloncino. Ok, vediamo. Come on, let's go. No, c'era il finale alternativo, Todd. È stato bellissimo. Guarda quello che succede quando lo colpisci con la spada a palloncino. Non so cosa aspettarmi a sto punto, Morlo, eh. Lo vedrai. Ok, noi siamo ancora Y più B. You know, we never even found out how this happened. Maybe that'll be in the sequel. What? No, l'ho salvato il tizio, tocca ammazzarlo. C'era il finale diverso, sicuro. Vabbè. Ma non ci credo. Oddio, vabbè, bellissimo. Cioè, semplicemente è andato via. Cazzo fai? Ha detto che cazzo sta a fa? In pieno stile Matteo, ma che cazzo sta a... Quindi non hai ammazzato un'altra volta? No, mi so... Vedi, quando c'ho i riflessi è quando non servono in realtà. Ho salvato il ciclista e... Boh, ci sarà un altro finale da scoprire. E Todd, direi che sul finale possiamo anche iniziare con saluti. Sì, ce ne risparmiamo quella tazza di merda che tutti sembra meno che cioccolata calda. E... Cioè, Passerotto che... Oh, Passerotto mi è piaciuto tantissimo sto gioco. Dice, rifallo tutto da capo. Non l'ho baciata lei, vedi? Si è fatta male. E quindi? Can't believe you died 14 times. Jeez. I only would die like 7 times.
tops. I guess you were playing on hard. Ci sta facendo un commento sul fatto che siamo morti un sacco di volte. Vabbè. Comunque, dai, Todd, parti quei saluti. Va bene, ragazzi, noi vi ringraziamo infinitamente per averci seguito stasera. Sappiamo che, insomma, non è difficile da digerire un gioco del genere, ma almeno può non piacere a tutti. Comunque, grazie di essere stati con noi. E ecco, è arrivata la fantastica tazza di merda con i marshmallows. E basta, detto questo, io vi ringrazio e me ne torno al Blitzcon a questo punto. Vai, sì. Continua. Ragazzi, grazie di nuovo anche da parte mia. Io ve l'ho offerto a scatola chiusa questo titolo, non sapevo che, cioè, sapevo più o meno cosa fosse, però non di preciso, quindi in parte sono colpevole, in parte no. Spero solo vi siate divertiti quest'oretta e niente, vi auguro una buona serata, un buon weekend e ci rivediamo nuovamente con B-Side la prossima settimana con nuove mirabolanti avventure, tra cui forse senza il ciclista, però senza il ciclismo, forse anche la bomba se Todd vorrà, forse torniamo a fare gli artificieri. Ma io devo studiare. Oh ragazzi, meglio c'è da giocare a StarCraft, ma come faccio? Io non posso studiare la bomba. Meglio Todd, meglio faccia un casino, dai. Vabbè, ma restiamo sempre qui 3-4 non ce la faccio io. Dai, fa più ridere, Todd, fa più ridere. Va bene. Comunque, ciao a tutti di nuovo, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao.